Non vi chiediamo come sempre un numero minimo di mi piace, ma mi raccomando, fateci vedere tutto il vostro supporto se volete che questa serie continui fino alla fine del campionato. Un mi piace non costa Non costa nulla, niente. dai. Vai col video. Piano piano, buono buono. E non è pubblicità occulta. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Mica tanto, eh. Ben ritrovati a tutti. Mi piace. Iscrivetevi e attivate la campanella. Il 40% di voi ancora non l'ha fatto, ancora non è iscritto, ma sapete che così tanti contenuti ve li perdete, soprattutto i video che pubblico a casaccio. Come fare per restare sempre aggiornati? Vi iscrivete e attivate la campanella, ogni volta che pubblico vi arriva la notifica. Ci abbiamo altri due canali YouTube che trovate in descrizione e compariranno qui durante il video. Consiglio allora un modo completamente gratuito per seguire tutto il mondo del calcio. Passate sul link in descrizione, ragazzi, e vi si aprirà un mondo. Il mondo di OneFootball, la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio. Vi fanno rivedere gli highlights delle partite di Serie A, di Serie B. Potete vedere in diretta le partite dei campionati esteri, tutto in maniera completamente gratuita. Cosa state aspettando? Link Link in in descrizione. descrizione. Vai. Ah no, sto Quello della scordando. settimana scorsa, vai. Milan-Udinese 1. Vai. Milan-Udinese 1. No. No. Genoa-Inter 2. No. Salernitana-Bologna 1x. Sì. Sì. Empoli-Juve 2. Sì. Sassuolo-Fiorentina gol. Sì. Torino-Cagliari 1. No. No. Verona-Venezia 1. No. Ah, Sì. no, però Venezia, sì, scusami. Spezia-Roma gol. No. No. Lazio-Napoli 1x. No. Atalanta-Sampdoria 1. 5 indovinate e 5 sbagliate. Uno Poteva andare schifo. No, meglio. uno schifo. Poteva Uno andare schifo. meglio. Però Abbiamo fatto. fidatevi di noi che a sto giro non ne indoviniamo neanche Manc'una. una. Così siete Manc'una. contenti. Sbagliate schiena, diciamo, sbagliate tutte. Va bene, insomma, no? Perfetto. Inter Salernitana, 28esima de Serie A. Inter Salernitana, ragazzi, non possiamo far altro che dire che l'Inter deve È per forza obbligata vincere. in casa a Obbligata. vincere perché altrimenti anche il discorso scudetto potrebbe iniziare a No, ma complicarsi. soprattutto perché questa è la prima partita che inaugura il turno e quella che la chiude è lo scontro scudetto. Quindi se non vince questa, ragazzi, io non oso Rischia. immaginare. Udinese-Sampdoria. Io direi l'Udinese. Qua vogliamo rischiare, ragazzi. Guardando l'ultima della Sampdoria, Sì. l'Udinese con la Lazio agguanta, strappa un pareggio quella precedente pure. Non Sì. vince da 4 Da tre partite, partite da non 3 vince l'Udinese. partite, e questo potrebbe essere il Ma ha momento pareggiato col giusto. Milan, soprattutto l'ultima. Potrebbe cavalcare la cresta dell'onda. Esatto. Roma-Atalanta. Roma-Atalanta io non ho per nulla Ma buone guarda, sensazioni. concordiamo entrambi. Concordiamo entrambi, quindi abbiamo deciso, sperando di Ma sbagliacce. anche perché, te posso dire la verità, all'andata gli hai fatto una testa così. Se vorranno vendicare. Vedo difficile un bis, molto molto difficile. X2, secondo noi la Roma non vince. Cagliari-Lazio, ragazzi, in maniera abbastanza clamorosa, e guardando come Qua sta andando il ce la Cagliari, rischiamo 1x. tantissimo. Neanche la Lazio, secondo noi, Un vince. Cagliari che nelle ultime c'ha praticamente andamento da quasi zona Da Europa, se campionato, non da da, scudetto. da scudetto no, ma da zona Europa, da Sì, piena zona Europa, assolutamente. sì. La Lazio, insomma, può soffrire il Cagliari in casa. Guarda, vince 8-0. Genoa, e noi perdiamo 8-0. Genoa-Empoli. Il Genoa, ragazzi, deve dare una smossa alla sua classifica perché 5 punti in 5, nelle ultime 5 con 5 pareggi non è proprio la miglior cosa se proprio puntano a E salvarsi. l'Empoli E nelle ultime 5 ne ha perse 3, ne ha pareggiate l'Empoli può 2. essere l'occasione buona finalmente per il Genoa di vincere. 1x secondo noi, uno degli ultimi treni che può prendere il Genoa per provare a salvarsi. Sì. Bologna-Torino. Il Torino, ragazzi, sta attraversando un periodo proprio non Tre eccellente. sconfitte e due pareggi nelle ultime 5. È Devono un il attimo momento svegliarsi. esatto che si Devono un danno una attimo svegliata. svegliarsi. Anche perché il Bologna, ragazzi, è più o meno lì. Più o Sì, meno, pressa quindi poco così. rischiano di X2. farsi scavalcare eventualmente. X2 secondo noi, Fiorentina-Verona. Qua rischiamo, Anche qui questo è un rischiamo. rischio, eh. Anche qui rischiamo, ragazzi. La Fiorentina, l'ultima l'ha cioccata, se non mi ricordo male, contro il Sassuolo. Sì. E il Verona, ragazzi, invece, nelle ultime 5 c'ha 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Molto, molto bene il Verona. La partita con la Juventus che ha tolto anche energia alla Anzi, no, Fiorentina. scusate, ho letto la riga del Sassuolo. Sono 3 vittorie del Verona, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 5. Sì, ma la partita della Fiorentina con la Juventus ha tolto energie. Proviamo X2. Certo. Venezia-Sassuolo, te lo dico rapidamente. X2, X2. anche in questo caso il Sassuolo sta andando troppo bene nell'ultimo periodo. Ma guarda, vince 8-0 Venezia, ma noi diciamo X2. Juventus Spezia, ragazzi, ovviamente, diciamo Vincerà la Juventus. Juventus e Napoli-Milan nei big Napoli-Milan. match per
per eccellenza dopo Roma-Atalanta. Io su questo te l'ho detto. Tu dici gol, entrambe le squadre segnano. Tu non io te la senti. No, non me la sento. Tu te senti un under? Me sento un under. Me sento un under. Diciamo under, per non dire altro. Potrebbe anche essere under e gol, però... Io dico under, anche 2-0. Secondo me è una partita molto 0-1, molto mirata. Ok, io dico gol. Va benissimo così. Pronostici fatti, Fantacampo, risultati scorsa settimana. Poi mi raccomando, qua sotto nei commenti mettete i vostri risultati e poi parte la nuova sfida. Perché fai sta faccia? Perché mi ricordo tutto, purtroppo. Chi c'aveva in porta? Sta ceppa de... Zitto. Cioè, dillo. Falcone. Meno 4. Ma pure io. Ho rischiato Falcone come te. Meno 4 anche per me. Tomori io in difesa. Io Skriniar 0. 0 anche per me. Caprari dell'Aio 0. Io pure, Caprari 0. A destra. Leao più 4 e mezzo. Ma me 4 c'è... e mezzo perché ha fatto? Perché più 4 e mezzo? Ah, perché? Era. Più 3 da capitano. Esatto. Quindi altro più 2 più 5, ma è stato ammonito. Quindi più 4 e mezzo. Ve lo diciamo per dovere di cronaca. Io Zaccagni ammonito meno 0,5. E in attacco? Piontek. Ma non è tanto il problema mio quanto il problema tuo. Cioè, a te? Zero, ovviamente. Tu però, senti, Montevideo in casa. Allora, stai andando bene, per carità, al Fantacab e tutto quello che ti pare, ma c'hai pure tanto culo. Certo, sì. C'hai anche tanto culo. Sì, meno che non segnava dal 15-18. Come tu a FIFA, e con me. Sì, ok, ecco. Dal 15-18 non segnava Simeone, lo metti tu al Fantacab, magicamente si sblocca, non è che dici ne fa uno, no, ne fa tre. Ma la cosa più bella è che io l'ho fatto capitano. Appunto. Quindi vai. È più 3, più 3, più 3, è più 9. E in più, per altri ogni... più 3. Altri 12. Più 3 perché è più 1 per ogni gol perché è attaccante. Quindi faccio più 12. Meno 4, meno 0,5. Io faccio più 7 e mezzo in totale. Quindi ho parato pure i danni dei Falcone e Zaccagni. E tu? Io ho più 0,5. Io ero a più 47, quindi vado a più 54 e mezzo. E dici uno c'ha culo. No, non c'ha culo. Io da più 16 con il più 0,5, il mio magnifico più 0,5, vado a più 16,5. Scontri diretti da quando abbiamo cominciato, tu mi hai battuto 7 volte, io sai quante volte ti ho battuto? 20? Ma ho vinto. Lo so che hai vinto, già lo sapevamo l'altra volta che potevo solo pareggiarti. Sono campione negli scontri diretti, però no, c'è ancora i punti totali. Però già mi sono assicurato con un bel po' di anticipo, Fantacampo quest'anno. Giornata 27, è finita la giornata 27. E ok, detto questo, mettiamo un po' di cose agli atti perché è arrivato il momento della nuova sfida al Fantacampo. Oh, mi raccomando, io sono curioso di vedere quello che avete schierato voi, quindi riportateci i vostri risultati al Fantacampo. Parte la nuova sfida, raga, è come un fantacalcio, ma non dovete scegliere 11 calciatori e non valgono per tutto l'anno. Settimana per settimana le scelte ve le diamo noi e tra le scelte dovete scegliere una squadra di calcio a 5, portiere, difensore, due centrocampisti e un attaccante. Manco i voti valgono, solo il bonus e malus che vi mettiamo qui. In culi, impressioni. Quindi ci vuole veramente poco ogni volta a fare i risultati, i conteggi e via dicendo. Ce li ho io. Manca la cosa più importante. Dove stanno i... Essere incoglioni. Ah, ok. Comincia e fai scegliere loro il portiere titolare di questa settimana. Unico commento qua sotto e non modificatelo se volete partecipare. Sepe, Inter Salernitana, Rui Patricio, Roma Atalanta, Cragno, Cagliari Lazio, sì. Romero, Venezia Sassuolo, Provedel, Juventus Spezia. Scegliete anche un difensore tra questi. Fazio, ho scelto io, Inter Salernitana, Lovato, Caglat, Cagliari Lazio, Ostigard, Genoa Empoli, Caldara, Venezia Sassuolo, Erlich, Juventus Spezia, fai scegliere loro il primo centrocampista. Pereira, Udinese Sampdoria, Sensi, Udinese Sampdoria, Portanova, Genoa Empoli, Lasagna, Fiorentina, Venezia, Verona, scusatemi, Aramu, Venezia Sassuolo. Scegliete anche un altro centrocampista tra questi, Zaniolo, Roma Atalanta, Bogà, Roma-Atalanta, Gaston Pereiro, Cagliari-Lazio, Insigne, Napoli-Milan, Leao, Napoli-Milan. Belle bombe. Tocca l'attaccante, vai, faglielo scegliere. Abram, Roma-Atalanta, Piontek, Fiorentina-Verona, Simeone, Fiorentina-Verona, Osimhen, Napoli-Milan, Giroud, Napoli-Milan. Il vostro 5 titolare è qua sotto nei commenti. Unico commento è non modificatelo se volete partecipare. 3-2-1, vai. Che è là? Cragno, Ostigard, Aramu, Insigne e io riprovo Krzysztof Piątek. Cragno, L'ha rimesso. Cragno, Lovato, Gaston Pereiro. No, non ci credo, l'ha rimesso. Zaniolo, scusate, non mi ricordavo, l'ha al contrario, non si capisce. Rimesso. E Simeone, ci riprovo.
C'è riprova, però Duarte è veramente difficile. Devi mettere il capitano. Sì. Vai. Mm-hmm. 3, 2, 1. Ha rimesso Simeone. Lo sapevo, lo sapevo. Squadra che vince non si cambia. Sei un maledetto, Aramu. Va benissimo. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, profili social, Instagram, come sotto in descrizione, contenuti consigliati. Sì, yeah. Alla prossima, con un nuovo video, con altra disfatta. Ecco. Ciao.